Due cose sul tema della serata. Una che ho un po' la percezione, ma non so se può essere, può un po' bilanciare questa visione un po' pessimistica in parte sul destino del cristianesimo. Ho un po' la sensazione anche che è come se la Chiesa e tutte le persone, tutti i cattolici fossero talmente abituate a un ruolo di protagonisti nel mondo, nel dibattito culturale italiano, che oggi non si accorgono che un peso culturale ce l'hanno ancora. Certo, è un peso diverso, non è più appunto un ruolo da protagonista unico, ma è un ruolo importante. È come se, perso il ruolo da unica protagonista, non riuscisse a prendersi il ruolo che ancora ha, che può comunque influenzare il dibattito tra altri attori, non volesse accettare questa cosa, di essere un attore tra tanti attori nel dibattito politico e culturale. Poi l'ultima cosa che mi viene in mente è sulla secolarizzazione. Pensare alla secolarizzazione vuol dire pensare anche al ruolo storico del cristianesimo, che forse anche nel consumarsi, nel diventare, nel perdere una parte della sua aura, una parte della sua, dei suoi rituali, una parte della sua istituzionalità, nel farsi come una pianta, come un organismo biologico che si decompone, va a fertilizzare la terra, però ha una funzione storica enorme. No, pensare che il principio, l'idea di carità, di amare il prossimo tuo come te stesso, diventa secolare, diventa un principio, una grammatica umana che è di tutti, beh, è un ruolo altissimo il cristianesimo e mi fa pensare che anche se scomparirà o se non altro cambierà, la sua funzione storica l'ha avuta e quindi magari dovremmo vedere con un po' più di, anche di gioia, se, di meno preoccupazione al processo di secolarizzazione. È un'ipotesi anche quella, ci sono molti che dicono che il cristianesimo scompare perché si dissolve come il sale, il lievito nella pasta e non ci sarà più, ma ci sarà il fermento delle E cose. poi è evangelico. Sì, è evangelico, nello stesso tempo però non ci saranno più assolutamente riferimenti al Vangelo di Gesù Cristo. Questo va detto con chiarezza, che poi ci siano i postumi a livello culturale, questi permangono come permangono per forza, perché chiunque in Europa viene, vede una cattedrale, questa cattedrale durerà nei millenni ed è una cattedrale cristiana e se vede il gotico capisce che è un frutto del cristianesimo. Questa è un'ipotesi che viene fatta, d'altronde la faceva Vattimo, ma l'hanno fatta tanti altri, l'ha fatta soprattutto in Francia Sponville, direi in una maniera straordinaria col suo ateismo cristiano. Cioè c'è un ateismo, ma di fatto è il cristianesimo che è evaporato dei suoi arpelli della divinità di Gesù Cristo, degli elementi istituzionali. Insomma, io innanzitutto non credo che il cristianesimo scompaia. Quando facevamo l'ipotesi, l'ho detto dall'inizio, qui è un'altra cosa, eh? Non significa che scompaia nel mondo, scompare nel mondo occidentale, e ciò che fa il cristianesimo visibile non c'è più. Che poi continua a essere come fermento nella società, come eredità culturale, questo sicuramente sì. Sono più perplesso sul fatto che la Chiesa abbia questo potere. Poi, sapete, se voi frequentate i blog, ma la parte più eloquente, più agguerrita sono i blog della destra, dove questa frangia tradizionalista è molto forte e di fatto ha una capacità di influenza notevole, ma sono parecchi e sono molto ben organizzati, ma certamente non pensate mica che siano una cosa trascurabile come pensa la maggior parte dei cattolici. Penso che per loro anzi ci sia un futuro, perché sempre di più questi tradizionalisti stanno acquistando una forza e si stanno anche moltiplicando in adepti, sempre di più. Mi basti solo questo, se la cifra vi dice qualcosa. Dal 2015 al 2021, quindi siamo 2020, 5 anni, in Francia si ordinano 100-120 preti all'anno.
tutta la Francia. Di questi 100-120, 40-45 sono tradizionalisti, cioè legati alla messa in latino, al rito straordinario, a tutti quei gruppi che facevano capo all'Ecclesia Dei, non so se capito, vi interessate. Con molto fervore e con molta serietà, io sono anche amico di alcuni di loro, come il monastero di Barru, ma sono 70 monaci, ma uno meglio dell'altro, giovani e bravi e molto in gamba, con una vita straordinaria, fervente, certamente fermi a Cluny, 990. Non si sono mossi dal latino alla liturgia, ma è una cosa straordinaria. E ci hanno oggi più eloquenza che tutti i benedettini messi insieme. Ma posso dire che la cosa non mi stupisce affatto? Nel senso, oggi, che significato ha ordinarsi? Che significato ha fare una scelta di vita così apparentemente radicale? Mi sembra che abbia più senso scegliere di ordinarsi, di appartenere a queste comunità anche in reazione, anche in forma di opposizione al corso del mondo, rispetto invece a ordinarsi senza veramente appartenere a qualcosa che abbia un'identità definita, no? E poi perché mi è capitato di assistere a omelie in cui appunto poi il cristianesimo viene trasformato in un fatto sociale, no? Facevano, devo dire, per dovere di cronaca, delle messe meravigliose, con il rito, ancora cos'è, il messale del 62, del 63, sì, sì. Sono delle messe meravigliose. Fatico a seguire l'omelia che trasforma il cristianesimo in un fatto sociale, no? Perché mi sembra che a quel punto lì il secolarismo sia veramente anche entrato dentro la Chiesa, in cui è indistinguibile la dimensione, per carità non è l'unica, ma se si toglie la dimensione trascendente dalla religione cristiana, allora il cristianesimo è una delle altre versioni in cui si possono vendere degli ottimi valori, no? Ma dei valori che possono essere detti da chiunque, ma manca quell'essenzialità che è veramente poi solo cristiana. Il problema di oggi, anche secondo me di Papa Francesco, se mi permetto di dire, è che da un lato siamo felici che lui costantemente ricordi il Vangelo sugli immigrati, su tutto il resto, la pace, l'ecologia, però bisognerebbe che ci fosse altrettanta forza per ricordare il Vangelo, la trascendenza del Vangelo, come dicevo io, la speranza cristiana, perché se non c'è quello il cristianesimo non c'ha più ragione. Assolutamente. Poi con gli altri non possiamo imporla, dobbiamo in via scoprirla insieme, però noi dentro dobbiamo averla, se non ce l'abbiamo, come dice Paolo, siamo gli uomini più miserabili di questo mondo. Senza la risurrezione il cristianesimo è una... Ma quello è il problema, Quello è il problema, Certo. Quella è la differenza cristiana. Ecco, io appunto, lei diceva prima della appunto graduale scomparsa del cristianesimo per quel che riguarda il mondo occidentale. Però io farei un distinguo che non so spiegare, vorrei sapere un po' cosa ne pensa, per quel che riguarda gli Stati Uniti, dove il cristianesimo, anche nelle forme del fondamentalismo, è ancora molto potente. È culturale. È culturale. Cioè, gli Stati Uniti ci forniscono l'ideologia a noi che andiamo avanti sui valori che sono dettati dagli Stati Uniti, diciamo la verità, dal consumismo a tutto il resto. Però loro mantengono nella cultura la dimensione della religione. Noi l'abbiamo persa, ce l'ha ancora un po' il Sud Italia. Ma là il prete è un'altra cosa, è un'altra figura, ha uno stato sociale, è venerato dalla gente. È cambiato un mondo.